un livello di vita molto alto. Sì, sì. Siamo con Luciano Patuano, commerciante termolese, il municipio, la delegazione che incontra il sindaco Roberti è salita dal primo cittadino, cosa vi aspettate? Allora sì, stiamo aspettando il primo cittadino, io sono qui non per protesta ma per solidarietà, perché questi commercianti hanno veramente tutte le ragioni di questo mondo, sono 2 mesi che stanno chiusi, gli affitti corrono. E i dipendenti aspettano anche loro di avere qualche sussidio dai loro datori di lavoro, quindi speriamo che il sindaco gli possa dare delle risposte importanti e immediate, non per il futuro logicamente,
che dipende sicuramente dal coronavirus e non dal nostro amministratore. Più che aspettative, mi piacerebbe almeno ricevere delle risposte e dei chiarimenti, perché venerdì è stata annunciata la zona arancione e quindi noi ci siamo attivati per poter rendere attiva la nostra attività da lunedì, mentre poi 24 ore dopo si è rimangiata la parola. Questo è una grande delusione, oltre il danno anche la beffa. Siamo chiusi dall'8 febbraio, non abbiamo risposte, non abbiamo nessuna delucidazione. Abbiamo un sacco di spese, affitti, contributi, stipendi da pagare e non abbiamo alcun aiuto. Sta cominciando a diventare veramente invivibile questa situazione. Che sofferenze anche nell'ambito personale derivano dalle criticità economiche? Assolutamente sì, noi non abbiamo alcuna, non sappiamo che cosa succederà domani. Mi piacerebbe almeno sapere se apriremo, se non apriremo, e nel momento in cui apriremo, con le dovute accortezze del caso, sapere almeno per quanto tempo potremo lavorare, perché non sappiamo nulla. Thank you.
sono d'accordo, c'è la pandemia, d'accordo, è zona rossa, è giusto che siamo chiusi, non si può riaprire alcune categorie e penalizzare altre. Abbiamo tutti dei costi da sostenere e non possiamo andare avanti così. Questi sono tutti i nostri giorni di chiusura. Diteci voi come dobbiamo andare avanti e come dobbiamo pagare tutto ciò che c'è da pagare. Gracias.